Ciao ragazzi. Ciao. Andiamo a prendere il cammello. Allora, siamo da Costco a fare la spesa, che è un posto dove è tipo un ingrosso del cibo, con la coinquilina, lei la mia coinquilina, dove mi ha aiutato in questi giorni in tutto quanto, a tipo, cosa mi ha aiutato a fare? Mi sta facendo da mamma, diciamo, ecco. E niente, siamo qua, facciamo la spesa in grande. Qua è tutto enorme, il posto è veramente gigante, molto figo, però ora vi mostro cosa fa. Allora, qua ormai ho preso quasi tutto l'essenziale, tutto enorme, tipo barattolo di yogurt da 1,5 kg, 2 adesso non mi ricordo, banane, patate, ho preso le verdure, adesso sto un attimo cercando di capire cosa mi manca senza dover spendere l'ira di Dio. Mi faccio anche sto mango enorme, è 1 kg, però sono $13 di questo, però ci sta, post allenamento. 6 pacconi per... ci sta. Garofalo. Allora, questo posto in cui sono è un ingrosso, quindi veramente ti vende tutte confezioni enormi, cose gigantesche. E di solito faccio la spesa da un'altra parte, però sto provando qua. Non so se mi conviene fare qua, perché sto veramente prendendo un sacco di roba, probabilmente mi andrà male la metà delle robe, però provo, voglio vedere quanto spendo alla fine. Allora, 2 kg e 300 g di avena, però magari mi basta per 2 mesi. Allora, abbiamo pagato la spesa, è venuto fuori un conto di $154, però non è tutta roba mia, è anche roba sua. Dopo faccio i calcoli di quanto ho speso, c'è roba anche in più che mi durerà più settimane, spero. Però diciamo che in questo posto non mi ha troppo convinto fare la spesa, le cose sono troppo grandi, rischia che mi vada tutto a male, quindi dovrò congelare qualcosa. Andrò prossimamente da altre parti per gestire il meglio tutto, anche perché avevo preso la mia routine dalle altre parti, però vabbè, era figo vedere questo posto enorme. Questo è tutto quanto quello che abbiamo preso, cereali almeno 3 settimane spero, banane boh, questa è una settimana. La mettila dove vuoi. Patate, pomodori. No, prima la roba pesante. Pasta. L'avena mi durerà un sacco, spero. Che io la trito e me la bevo con le proteine. Il mango post workout. Questa roba non so. Boh, verdura ci sta. Ho preso le verdure congelate, non è il massimo, lo so, ma diciamo che è un po' più facile. Odio cucinare. Olive buone, calamatta, yogurt greco, questi sono... Quanto pesa sta cosa? Sono 1,360 kg, non male. Pomodori. Dai, dai, dai. Appunto, queste patate. La orca merda, si sta bagnando veramente tutto. Pane, bagel per colazione.
un po' di prosciutto, pollo che ormai si è già scongelato, delle piadine e i mirtilloni. Ragazzi, un consiglio che vi posso dare per mangiare più carboidrati: tritate l'avena, la mischiate dopo con le proteine di uno shaker e ve la bevete la mattina, tanta roba. Comunque questa è la cucina, qua metto tutta la mia roba, che è parecchia, e anche qua sotto qualcosa, qua fornelli, c'è tutto quello che serve, la trita cose, tostapane, questo qua è molto figo, consiglio, non so se c'è anche in Italia ma si può trovare secondo me, è un coso per cucinare il riso, tu lo butti qua dentro, ci metti un po' d'acqua, chiudi, spingi in giù, adesso non è collegato, e ti cucina il riso da solo, senza che devi star là a muoverlo e tutto quanto, non è male. Dopodiché il frigo, anche qua ognuno ha i ripiani perché è proprietario di casa, ho tutto qua, io qua, la lei, non mi ricordo il suo nome, qua, Jessica, e poi più il frizz. Quindi adesso mi faccio da mangiare, domenica, di pioggia. Poi, così. E niente, ci vediamo al prossimo video. Cercherò di farvi conoscere anche altre cose dell'America, come qua la situazione. Oggi era sul supermercato enorme. E magari vi farò vedere anche l'altro tipo di supermercato che è un po' più umano, perché quello di oggi era veramente grande. E niente, ci vediamo al prossimo episodio, iscrivetevi al canale e mettete mi piace.